Stampe, Free Store presenta Home Stampe, Home Stampe e poi al Quentin Tarantino. Bentornati ad Winston Film, 13ª puntata. Vi chiedevo in quale film ci sono queste frasi. Che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza. La voce è quella magnifica di Giancarlo Giannini e di monologhi epici ce ne ha regalati tanti, interpretando Al Pacino, Nicholson. Qui invece la voce è doppiata da Michael Douglas e ha forse il personaggio più iconico dei suoi film, Gordon Gekko. Il film, come avete capito, Wall Street, regia di Oliver Stone, che racconta un po' quello che era il mondo del suo papà, agente di cambio nella giungla di Wall Street. Il film è del 1987. Oltre a Douglas abbiamo Charlie e Martin Sheen, che interpreta suo papà come nella vita reale, e una splendida Daryl Hannah. Ci sono anche Sean Young, che ebbe divergenze con Oliver Stone e le furono tagliate alcune parti, e James Spider. La trama è questa: Bud Fox è un broker ambizioso e vede come fonte di ispirazione Gordon Gekko. Uno squalo della finanza, il sogno di Bud è quello di lavorare per lui. Dopo averlo conquistato grazie ad una confidenza personale, Gekko vedrà sempre di più a Bud e solleverà in questo ultimo dubbi coscienziosi, anche perché ci andrà di mezzo la salute del suo papà. Nel 2010 fu fatto il sequel e con lo stesso Douglas protagonista appare in un cameo Charlie Sheen. Il primo Wall Street rimane fonte di ispirazione per molti film, a questi Un chilometro da Wall Street, con Giovanni Ribisi e Vin Diesel. Ora vi chiedo, in quale film c'è questo dialogo? Accidenti, ricordo. Vi basta così, ragazzi? Sì, il tuo invito è confermato. Per forza che confermate l'invito. Bravo, sei forte, bravo. Molto bene. Ma i mattoni non reagiscono. Nella prossima puntata vi darò il titolo e ve ne parlerò. Ciao e alla prossima. Ho visto un po' e poi ho quanti intorno a te.